In macchina avevo una borsa con un pacchetto di patatine, una scatola di qualcosa tipo dolcetti e una bottiglia di Coca-Cola. Avevo due zaini, uno rosso e uno azzurro. Nel primo c'erano dei regali per Giulia, una scimmietta mostriciattolo, un'altra scimmietta di peluche, una lampada piccolina, un libretto di illustrazioni per bambini intitolato «Anche i mostri si lavano i denti». Nel secondo c'erano scotch, forbici, un asciugamano, dei sacchetti neri. Di solito in macchina tenevo sempre diverse cose, anche coperte, cibo da bere, poi tenevo sempre, appunto, dei vestiti di ricambio, se fossero mai potuti servire. Era come un bazar. Queste parole sono di Filippo Turetta, il giovane arrestato per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, coetanea, uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso tra Vigonovo e Fossò, Venezia. Le dichiarazioni provengono dall'interrogatorio successivo all'omicidio. La presenza di tutto quel materiale nella macchina, compresi i due coltelli utilizzati per l'omicidio e gli strumenti per occultare il cadavere, potrebbe costituire la prova di una pianificazione del delitto. Un'ipotesi che sembra trovare conferma anche nell'elenco che Turetta aveva registrato sul telefono, contenente tutti gli oggetti che aveva intenzione di portare con sé e le azioni che aveva pianificato di compiere. Cartina geografica, zaino grande, coltelli, pieno benzina, buste soldi, sacchi immondizia, legare caviglie sotto e sopra le ginocchia, bloccare portiere auto, nastro adesivo. L'aggravante della premeditazione potrebbe condurlo all'ergastolo. Pertanto, durante l'interrogatorio, il ragazzo ha tentato in modo goffo di giustificare la presenza di tutto quel materiale, fornendo una testimonianza in parte controproducente. Inizialmente ha confessato il delitto, specificando tuttavia di aver agito in preda a un raptus. Successivamente, assistito dai suoi difensori, ha spiegato che la sua macchina era sempre piena, come un camper. Come accennato, nella macchina c'erano anche dei sacchi neri utilizzati per nascondere il corpo. Il magistrato gli ha chiesto: «I sacchi neri della spazzatura rientravano tra le cose che lei ordinariamente si portava appresso?» Turetta ha risposto: «Sì, borse, sacchettini, sacchetti grandi, sacchetti in generale». Il cibo? Perché aveva portato del cibo in macchina? Era per Giulia, ha spiegato. E il nastro adesivo usato per chiudere la bocca della ragazza? Perché era presente anche quello in auto? La risposta di Turetta: lo avevo comprato per la festa di laurea di Giulia, per appendere il papiro. La laurea di Giulia Cecchettin era prevista per il 16 novembre. Dopo la discussione avrebbe ricevuto un documento commemorativo preparato dagli amici, ma questa spiegazione è poco credibile. Il nastro adesivo era chiaramente usato per impedirle di gridare, non certo per affiggere un foglio. E poi ci sono i coltelli. Perché li aveva nascosti nell'auto quella sera? Turetta ha affermato di averli portati con sé per il suicidio, ma gli inquirenti non credono affatto a questa versione. Insomma, l'accusa è convinta che l'omicidio sia stato premeditato. Ovviamente avrei sempre voluto tornare insieme a lei, non avrei essere mai arrivato a questo punto. Avevo pensato qualche volta di farmi del male io, ma a lei non avrei voluto, non avrei mai pensato di farle questo, ecco. In realtà ero sicuro di tornare insieme. Il ragazzo ha anche riportato al magistrato altre frasi che rivolgeva a Giulia, come queste: «Giulia, guarda che ci divertiamo, siamo perfetti insieme. Ne ho bisogno, sono sempre solo, non ce la faccio a fare niente. Sto troppo male perché ci siamo lasciati, non riesco a fare niente, mi aiuterebbe vederci». Lei però non era affatto intenzionata a riallacciare la relazione. Questo però non aveva fermato Turetta, che al contrario era diventato ancora più insistente. Nell'ultimo anno le aveva inviato ben 225.720 messaggi, più di 300 al giorno. Lui l'accusava di spingerlo al suicidio. Il 7 novembre 2023 le aveva detto: «Mi stai cancellando, mi stai uccidendo».
Il giorno seguente si era infuriato quando aveva scoperto che Giulia stava frequentando un altro ragazzo. A quel punto aveva scaricato un'applicazione per spiare il cellulare di Giulia e scoprire chi fosse quel giovane. Lei gli aveva scritto «Sei malato, un paio di volte ti sei fatto trovare dove ero io, mi spii? Ma ci sono cose che voglio tenermi per me, perché mi spaventa quello che potresti fare con quelle informazioni». La sera stessa la vittima aveva precisato «Noi non siamo migliori amici». Turetta però la incalzava. «Non è vero, ma dai, è uno di Comics, la scuola per illustratori frequentata da Giulia, o uno che conosco». Lei: «Ma quanto sei masochista!» E poi Pippo, sinceramente, «Col cavolo che vengo a dire a una persona che mi stalkera con chi chatto su WhatsApp». Lui però non si dava pace. «Giulia, sto malissimo, ti prego, mi stai distruggendo. Non puoi più scrivermi la buonanotte perché la stai scrivendo a lui. Sono uno stecco, Giulia, non mangio da 2 giorni. Come puoi pensare di frequentare un altro tipo? È una cosa violentissima». E lei: «Ma non ti senti ridicolo? Sei ossessionato, sei uno psicopatico, mi stai cominciando a fare paura». Turetta aveva chiuso così: «Guarda come mi tratti, come un criminale». Il giorno dell'omicidio, Turetta si era offerto di accompagnare Giulia in un centro commerciale per comprare scarpe e vestiti per la sua laurea. Nel cellulare di Turetta sono state trovate ben 52 foto scattate a Giulia tra le 17.50 e le 21.30 di quella sera. Le immagini mostravano la ragazza mentre provava abiti e chiacchierava al telefono con la sorella, oltre che mentre mangiava con lui in un McDonald's. Il magistrato ha chiesto a Turetta: «Ma lei è sicuro che Giulia lo invitasse, che volesse stare con lei? Oppure era lei che si proponeva per aiutarla nella preparazione della laurea?» Lui ha risposto: «Era ovvio che dovessi farlo io. Io avevo seguito tutto il suo percorso all'università. Ero sempre con lei in aula. Ero la persona più vicina». Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il delitto si è consumato in 2 fasi distinte. La prima aggressione avvenne in un parcheggio a Vigo Novo, seguita dall'aggressione mortale in una zona industriale a Fossò. Dopo aver accoltellato Giulia numerose volte, Turetta caricò il corpo in auto e si diresse verso Piancavallo, Pordenone, dove si sbarazzò del cadavere vicino al lago di Barcis. Durante l'interrogatorio, l'arrestato dichiarò di aver scelto quelle località perché così ci avrebbero messo un po' di giorni a trovarlo e perché avrebbe potuto suicidarsi. Il pubblico ministero allora gli ha chiesto: «Mi spiega qual è la relazione tra liberarsi del corpo e suicidarsi? Cioè, non mi sembrano 2 cose che viaggiano su binari paralleli. Se uno si vuole suicidare, liberarsi del corpo sarebbe apparentemente l'ultimo dei problemi». Il giovane, titubante, ha risposto: «Sì, cioè, è vero. Volevo nascondere il corpo perché comunque volevo avere un po' di tempo per provare appunto a suicidarmi». Dopo aver imboccato la strada per Barcis, ha aggiunto: «Sono rimasto un po' lì fermo in macchina. Poi ho provato anche con un sacchetto a soffocarmi, però anche dopo averlo legato con lo scotch non sono riuscito, l'ho strappato all'ultimo. Allora sono rimasto un po' lì, poi l'ho presa e ho iniziato a nasconderla. Volevo cercare di tenere il corpo, cioè, tra virgolette, di fare in modo che non venisse rovinato, che fosse trovato nelle migliori condizioni, e allora l'ho coperto». Il magistrato gli ha fatto notare come anche questa affermazione sia contraddittoria. «Mi scusi, metterla dove l'ha messa sperando che venisse trovato. Francamente mi perdoni, ma è difficile credere che lì venisse trovata. Il fatto che sia stata trovata è ai limiti del miracolo». Dopo il delitto, Turetta si è sbarazzato del cellulare di Giulia, di uno dei coltelli e del suo tablet, ma non ha saputo indicare con precisione il luogo in cui li ha gettati. Ha soltanto menzionato di averli gettati in un piccolo fosso vicino a una strada secondaria che ha preso dopo una grande rotonda. È questa amnesia reale o è parte di una strategia difensiva? Il cellulare di Giulia potrebbe costituire un ulteriore indizio a favore della premeditazione, essendo stato spento proprio da Turetta. Non è chiaro se il ragazzo lo abbia spento prima o dopo l'aggressione.
Se fosse stato prima, ciò potrebbe suggerire l'esistenza di un piano. Su questo punto il giovane è stato vago. Sono confermate invece le frequenti liti avvenute nei mesi precedenti all'omicidio. Dopo uno di questi episodi, Elena Cecchettin, sorella di Giulia, aveva consigliato alla ragazza di allontanarsi da Filippo e di stare in guardia,